Presentazione del piano sociale di zona. Lei ha parlato di una filiera utile per migliorare le condizioni di vita dei cittadini, soprattutto dei più fragili, e la Regione è una degli interpreti di questa filiera. Sì, la Regione necessariamente deve essere a fianco dei comuni, in particolare in qualche modo con il piano delle politiche regionali, delle politiche sociali regionali, detta i tempi e le linee guida, quelle che sono le aree tematiche, quelli che sono i servizi minimi che devono essere presenti in maniera omogenea in tutto il territorio pugliese, Manfredonia come Acelle e San Vito o piuttosto San Vito dei Normanni, cioè ogni territorio devono essere rispettati alcuni parametri e far sì che ogni categoria fragile possa usufruire di appunto servizi a lui vicini. La filiera deriva dal fatto che a livello nazionale sia un piano nazionale che viene intercettato a livello regionale, che a sua volta lo compila e lo forma e lo realizza in rapporto alle esigenze della regione e poi a sua volta ogni comune insomma, decide, definisce come mettere i soldi, dove metterli, quali sono le priorità, ma quelle che sono appunto tutti i servizi a favore dei cittadini per migliorarne la vita. Quindi io sono chiaramente molto soddisfatta che non soltanto oggi questa presentazione pubblica, che comunque è un atto non dovuto e quindi va assolutamente ancora di più applaudito, proprio perché è bello presentarlo ai cittadini per atto di trasparenza, ma anche perché i cittadini in questa maniera vengono resi consapevoli di quelli che sono i servizi che per 3 anni saranno presenti nel comune di Manfredonia, servizi che appunto partono dalla regione, ma che diventano concretamente servizi reali grazie all'attività del comune, ma anche dei soldi che vengono messi a più livelli, ma credo che sia un bel lavoro che viene fatto se consideriamo che sono passati 23 anni dalla 328 del 2000, di come sono cambiati i servizi sociali, come è cambiato il benessere che viene considerato insomma, oggi come dire, un diritto per tutti, accessibile e assolutamente non discutibile. Credo che sia insomma, un bel modo di perseguire dell'equità a cui dobbiamo tendere. Piano sociale di zona, circa 20 milioni per 3 anni, a cui si aggiungeranno ulteriori 8, senza contare i 53 di Borgo Mezzanone. Sono tanti soldi e sono tanti i bisogni. Beh, è una bella sfida, è una grande responsabilità. Un piano sociale di zona importante, che veramente vede un impegno economico importante, che ci consentirà, come dicevo nella riunione che abbiamo fatto prima, ci consentirà di allontanarci per qualche momento da quelle che sono le emergenze e ci consentirà invece di fare una programmazione pluriennale. E quindi di guardare in un'ottica di costruzione per il futuro al fine di poter soddisfare e quindi dare nel miglior modo possibile una risposta ai bisogni delle fragilità presenti sul nostro territorio. Un piano molto particolareggiato, così come sono i bisogni e le varie fasce di popolazione interessate. È un lavoro svolto interamente dagli uffici comunali? Vi siete avvalsi di altre professionalità? È un lavoro importante che verrà svolto per l'appunto dall'ufficio di piano, quindi insieme poi al servizio sociale professionale anche del comune di Manfredonia e quindi che vedrà diciamo, l'impiego di risorse importanti con affidamento di servizi, chiaramente che con molta probabilità verranno affidati all'esterno perché il comune non è in grado di svolgere chiaramente questi servizi in autonomia, però chiaramente che vede un importante lavoro dell'ufficio di piano e ripeto, del servizio sociale professionale del comune di Manfredonia e anche dei comuni appartenenti all'ambito territoriale.